Sono iniziati i lavori nella galleria Biassa tra Rio Maggiore e La Spezia sulla linea ferroviaria Genova-La Spezia. L'intervento consiste nella realizzazione di un nuovo cunicolo di drenaggio delle acque dentro la galleria, spesso soggetta ad allagamenti durante il periodo invernale e in caso di piogge. Alcuni treni hanno modificato l'orario, come previsto, altri sono stati soppressi in base ad un programma già anticipato da Trenitalia. L'offerta regionale tra Sestri Levante e La Spezia, però, è stata ridotta di un terzo. Confermati Frecciabianche e gli Intercity, che in alcuni casi allungheranno di qualche minuto i tempi di viaggio. Tuttavia, questa mattina alcuni convogli hanno accumulato ritardi notevoli, soprattutto tra le 6 e le 8 del mattino. L'Intercity da Livorno delle 9.08 ha avuto un ritardo di 20 minuti. Il regionale dalla Spezia delle 8.02 ha accumulato un ritardo di un'ora e mezza. Nel corso della mattinata i ritardi si sono poi ridotti, ma anche l'Intercity delle 10.30 in partenza dalla Spezia diretto a Milano ha subito un ritardo di circa mezz'ora. Certo, è che i disagi sono stati molti proprio nell'ora di punta, diciamo, quando i lavoratori, gli studenti si recano a scuola. Quindi speriamo, auspichiamo che dopo questo brutto inizio poi ci sia un assestamento della situazione, anche perché questi lavori dureranno fino a febbraio e quindi naturalmente, diciamo, non è accettabile che ci siano dei disagi come quelli di oggi, sicuramente.